le grandi manovre del centrodestra vanno avanti inesorabilmente, come le truppe, quelle russe. Però ci sono state delle difficoltà. A quanto pare tutte le difficoltà ieri si sarebbero appianate, almeno per quanto riguarda i comunicati che abbiamo ricevuto. Con noi c'è Giancarlo Cugnata, che è un referente per noi di Forza Italia. Allora Giancarlo, cos'è successo ieri all'Hotel delle Palme, al meeting del centrodestra? Intanto buonasera, buonasera a tutti. È successo quello che è giusto che la saggezza di chi ha l'ardire di governare debba mettere in campo, cioè quello di poter trovare una sintesi e poter riunire tutto il centrodestra in un'unica espressione. Era la cosa migliore che potesse avvenire. È ovvio che magari ognuno auspica che l'espressione possa ricadere sempre sul proprio candidato, che pensa essere il candidato migliore. Noi abbiamo messo in campo quello che al momento poteva essere per noi la cosa migliore su Palermo, che era la figura dell'onorevole Cascio, però come sempre, e guarda che questa è storia, Forza Italia è stata sempre alla fine la forza disponibile per mantenere coeso il centrodestra. Da quando Forza Italia e con Berlusconi esprimeva il 30%, riuscivamo anche a dare posizioni importanti di ministeri o di governi di regione, anche a forze come ai tempi la Lega, che aveva il 5%, il 7% o come altre. In una coalizione c'è sempre la necessità che qualcuno possa essere il collante, e ancora una volta Forza Italia lo dimostra. E quindi, a quanto abbiamo capito, avete ritirato la candidatura di Cascio, è giusto? Il presidente Miccichè ha chiesto all'onorevole Cascio di poter dare la sua disponibilità, così come l'ha data al sacrificio verso la città, ha chiesto all'onorevole Cascio di poter condividere questo percorso, e così si è potuto arrivare ad un ragionamento univoco. Però scusa Giancarlo, prego. Ma Cascio ha accettato? Ecco, ma ha accettato o ancora ci deve pensare? No, Cascio ha dato la sua disponibilità a fare un passo indietro, e quindi la candidatura di La Galla è una candidatura che ci vede uniti. Poi su quelle che saranno le sfaccettature, su quelle che saranno le posizioni di eventuale governo, sono fatti successivi. Benissimo. Mi pare che anche Minardo ha dato la sua disponibilità, perché abbiamo letto un comunicato anche della Lega, quindi a questo punto non ci sono più impedimenti. Anche Fratelli d'Italia. Sì. L'unanimità è arrivata da parte di tutti. È ovvio che sarebbe cosa giusta, così come altri si sono espressi, che la posizione di vice sindaco potesse spettare a chi ha fatto per ultimo il passo indietro e ha permesso di riunire tutta la coalizione nella figura dell'onorevole Cascio, che vi ricordo è stato presidente dell'Assemblea regionale, è stato più assessore, volte deputato nazionale, è stato assessore al turismo. Al turismo, io ricordo essere stato uno dei migliori assessori al turismo che questa regione ricordi. E quindi mi sembra giusto che questa espressione sia sulle posizioni non soltanto di Forza Italia, ma nella figura dell'onorevole Cascio, che può dare ancora più autorevolezza a questo governo. Ma queste sono dinamiche successive a quello che è la posizione più forte, maggiore, che è avere un candidato che ci dia la certezza che Miceli, il candidato della sinistra, sia già un candidato che arriverà secondo. Bene, però a questo punto si apre, oppure non ne avete proprio parlato, della questione regione. Cioè, hanno posto qualche condizione, per esempio quelli di Fratelli d'Italia, che hanno detto che non si tocca Musumeci, hanno permesso di dare il candidato sindaco. Che ne pensi?
Ognuno è giusto che pensi che il candidato di casa propria sia il migliore. certo. Così come noi pensavamo e pensiamo che il candidato migliore sarebbe stato quello dell'onorevole Cascio, abbiamo fatto un passo indietro pur di tenere unita la coalizione e sappiamo che il magnifico sindaco, così come Gianfranco Miccichè lo ha battezzato, il professore La Galla, essendo il rettore, lo ha Certo. battezzato il magnifico sindaco di Palermo, sarà l'espressione di tutti noi. Quello che accadrà alla regione Sicilia, e devo dire che non se ne è assolutamente parlato, e anche noi come Forza Italia abbiamo detto che è un argomento che va separato dalle elezioni sulla città di Palermo. Sulle regioni ci torneremo immediatamente dopo e ognuno dovrà dimostrare l'amore verso la coalizione, che non è l'appartenenza ad una singola persona, ma è un progetto che va condiviso e dove Beh, belle tutti dobbiamo crederci. parole Giancarlo, ma Forza Lo sono Italia, fatti. aspetta, belle parole, ma Forza Italia che ha già ceduto qui, cederà anche alla Regione? Questo lo chiede a un esponente di Forza Italia, non a uno che giustamente sta facendo in questo momento un po' di politica e non vuole esagerare. Giancarlo, Guarda, che dici? guarda, se noi dovessimo candidare un'espressione di Forza Italia, non potremmo che candidare e chiedere il sacrificio al Presidente Miccichè, che è il nostro coordinatore, nonché il Presidente dell'Assemblea regionale. Il Presidente Miccichè ha già detto che Non ci sta. non intende candidarsi alla Presidenza della Regione, quindi più disponibilità di tutto ciò nei confronti degli alleati mi sembra veramente tanto. Su chi sarà il prossimo candidato, tutti sono legittimati a porre la propria candidatura. Sarà il tavolo del centrodestra, a meglio dire, c'è una riunione che inizierà già da domani a Roma con e degli altri leader del centrodestra, per poter incominciare a discutere sulla presidenza della regione. Ma sono due tavoli distinti e separati, perché Perfetto. abbiamo sbagliato a mettere insieme la scelta del sindaco di Palermo come una condizione per la scelta della presidenza della regione. Sono due cose che debbono obbligatoriamente camminare con gambe diverse. Grazie Giancarlo Cugnata, sei stato chiarissimo, hai spiegato quello che è accaduto ieri a Palermo, ti sentiremo per altre valutazioni. Grazie Giancarlo. Grazie a voi, buona serata, grazie.